Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vedremo un altro esercizio sul trasformatore monofase. Come trasformatore prendiamo quello della volta scorsa e quindi abbiamo gli stessi dati, in particolare la stessa potenza nominale, le stesse tensioni nominali. Poi nella prova a vuoto abbiamo ancora P0 percentuale 4% e cosφ0 uguale a 0,3. Nella prova di cortocircuito abbiamo PCC percentuale uguale a 3% e cosφCC uguale a 0,5. La volta scorsa avevamo, anziché il cosφCC, avevamo VCC percentuale uguale al 6%. Ma siccome PCC percentuale, VCC percentuale e cosφCC sono legati da una relazione, basta averne due per trovare il terzo, quindi in sostanza è la stessa cosa della volta scorsa. Il carico invece è diverso, anziché conoscere una I2, conosciamo la potenza 2 kW con il cosφ uguale a 0,85. Il trasformatore è alimentato con la tensione nominale, ricavare il rendimento e la corrente primaria assorbita nelle condizioni di carico indicate. Bene, siccome il trasformatore è lo stesso della volta scorsa, possiamo riciclare alcuni risultati che avevamo già calcolato. Infatti, grazie a questi dati, avevamo calcolato R2CC e X2CC, la P0 che è pressoché indipendente dal carico la possiamo riciclare anche in questo caso, così pure la Q0. Invece le perdite del rame non hanno lo stesso valore di prima, perché le perdite nel rame dipendono dalla corrente. Siccome la corrente stavolta non sarà la stessa di prima, le PQ andranno ricalcolate. Bene, come procediamo? Scriviamo la solita formula P2 uguale a V2 I2 cosφ2. In questa formula conosciamo P2 e conosciamo cosφ2, però ci mancano V2 e I2. Come possiamo fare? Beh, abbiamo due strade davanti. La prima che io chiamo il metodo esatto, perché ci fa trovare dei valori esatti. Praticamente, cos'è che è successo? Perché si è bloccato qui? Adesso... Scriviamo due equazioni, un sistema di due equazioni in due incognite. La prima è la stessa equazione che abbiamo già visto prima. Invece la seconda equazione riguarda la caduta di tensione e usiamo la formula della caduta di tensione industriale. Tensione a vuoto V2,0 meno V2 uguale a I2 per R2CC cosφ2 più X2CC senφ2. Mi raccomando, cosφ2 e senφ2, ok? Non cosφCC e senφCC. Facciamo il sistema. Ora, ma tutto quello che c'è dentro queste due parentesi, conosciamo tutto, quindi praticamente è noto. Ora, cosφ2 è 0,85. Da cosφ2 mi posso ricavare anche il seno, e quindi senφ2, che è uguale a 0,527, e quindi mi posso ricavare tutta sta roba qui, che è 0,0441 ohm. Ora io cosa faccio? Ricavo dalla prima equazione, da questa, ricavo la I2, che è uguale a P2 fratto V2 cosφ2. Ora, con questo valore di I2, io vado nella seconda equazione e lo sostituisco qua dentro. Che cosa ottengo? V2,0 meno V2 uguale, al posto di I2 metto tutta sta roba qui, e cioè P2 fratto V2 cosφ2, tutto per questo termine qua che è noto. Bene, a questo punto posso moltiplicare a sinistra e a destra dell'uguaglianza per V2. Cosa ottengo? V2,0 per V2 meno V2 al quadrato uguale, moltiplicando per V2, V2 al numeratore e V2 al denominatore vanno via, mi rimane P2 fratto cosφ2, tutto per questo termine noto. Adesso io posso moltiplicare tutti i termini per meno, e quindi qua avrò meno, qua avrò più e qui avrò meno. Adesso riordino questi termini, scrivo per prima V2 al quadrato, poi meno V2,0 per V2, tutto questo termine lo porto a sinistra dell'uguale, diventa più,
più P2 cos Φ2, tutto che moltiplica per questo termine noto, e poi uguale a 0, perché questo l'ho portato a sinistra. Bene, questa è un'equazione di secondo grado nell'incognita V2, vedete? V2 al quadrato meno V2 0 per V2, eccetera. Io posso risolvere questa equazione di secondo grado e otterrei due valori. Dei due valori che ottengo, uno è il valore esatto, corretto. L'altro valore che ottengo invece è un valore che è palesemente assurdo. Ora io ho fatto i calcoli per conto mio e ad esempio ho ricavato che il valore assurdo è 2,17 volt, difatti V2,0, V2N 50 volt, è impossibile che venga la tensione 2,17 volt. Invece l'altro valore, che è quello corretto, è 47,8 volt. Bene, questo è un metodo che mi dà i risultati esatti, però io non lo uso spesso. Io uso maggiormente un altro metodo che mi dà dei risultati un po' approssimati, ma che io però preferisco perché comunque sono risultati abbastanza validi. Allora, supponiamo, almeno per il momento, di poter dire che la nostra V2 è uguale alla V2,0, alla tensione a vuoto. Se fosse così, allora cosa potremmo fare? Potremmo ricavare la corrente I2, che però io chiamo I2 primo, perché non è ancora quella definitiva, quella corretta. È una corrente così di prima approssimazione, I2 primo uguale a P2 fratto V2,0, visto che V2,0 è uguale a V2, per cos Φ2. Qui è tutto noto. Allora posso scrivere 2000 fratto 50 per 0,85. Il risultato che ottengo è 47 ampere. Ora, con questo valore che io ho ricavato, mi posso ricavare il delta V, utilizzando sempre la solita formula della caduta di tensione industriale, metto I2 primo, per tutta quella roba fra parentesi R2CC cos Φ2 più X2CC sen Φ2. Mi raccomando, cos Φ2 sen Φ2, quelle del carico. Ora, tutta sta roba qui è nota e la conosco già. Quindi, cosa posso fare? Posso moltiplicare questa I2 primo, che è 47 ampere, per tutta sta roba qui, che è 0,0441. Il risultato di questa moltiplicazione è 2,073 volt. A questo punto mi posso ricavare la V2 facendo V2,0 meno delta V. V2,0 è 50, delta V è 2,073, e quindi ottengo una V2 pari a 47,93 volt. Con questa V2 io posso adesso ricavarmi la nuova I2, che diciamo che sarà quella definitiva per noi. In realtà questo procedimento potrebbe essere reiterato più volte per ottenere valori sempre più precisi, però io mi fermo già qui perché il valore che ottengo è un valore già abbastanza preciso, anche se non proprio esatto. Bene, ho ottenuto quindi come V2 47,93, come I2 49,1, che sono valori non molto diversi da quelli che avevamo ricavato prima con il metodo esatto. Adesso che abbiamo ricavato la I2, posso anche ricavarmi le perdite nel rame. Uguale PQ uguale a R2CC per I2 al quadrato. Il risultato di questo calcolo è 0,025 per 49,1 al quadrato, mi dà 60,3 watt. Mi ricordo che nel primo esercizio avevamo, mi pare, circa 22,5 watt. Qua abbiamo un valore più alto perché la corrente stavolta è ben più alta. Ora, P1 al solito è uguale a P2 più le perdite nel rame più le perdite nel ferro, ma PF o P0 è la stessa cosa.
abbiamo P2 2000, queste sono le perdite nel rame che abbiamo ricavato adesso, queste sono le perdite nel ferro che avevamo già ottenuto la volta scorsa e che supponiamo identiche anche adesso, perché pressoché indipendenti dal carico. Bene, il risultato di tutto questo viene 2180,3 watt. Il rendimento percentuale è uguale a 100 per P2 fratto P1, e quindi possiamo scrivere che il rendimento percentuale è uguale a 100 per 2000 fratto 2180,3. Stavolta otterremo un rendimento più alto della volta precedente, perché innanzitutto il rendimento è 91,7%, la volta scorsa non arrivava neanche a 90. È più alto perché il trasformatore lavora con un carico maggiore, cioè con una corrente di carico maggiore, quindi il rendimento è più alto. Ora, a questo punto possiamo ricavare la I1 dalla formula S1 uguale a V1 per I1, infatti era richiesta la corrente primaria. Bene, noi non conosciamo S1 ovviamente, per conoscere S1 ci serve Q1, visto che P1 ce l'abbiamo già. Q1 al solito è uguale a Q2 più Q nel rame più la Q nel ferro. Bene, Q2 la possiamo ricavare con la formula P2 per tangen Φ2. Siccome conosciamo il cos Φ2, possiamo ricavarci la tangente e otteniamo Q2 uguale a 2000 per 0,882 e il risultato viene 1763,8 var. Questi sono var. Bene, abbiamo ricavato la Q2, adesso passiamo alla Q nel rame, QQ. La possiamo ricavare come PQ per tangen FCC. Ora, le PQ erano 60,3 watt. La tangen FCC è rimasta la stessa della volta scorsa ed è 1,732, perché il cos FCC è 0,5. E il risultato viene 104,4, anche questi sono var. Per quanto riguarda la Q0, questo è un dato che avevamo già, perché è rimasto lo stesso dell'esercizio precedente, abbiamo 381,6 var. A questo punto possiamo sommare tutti questi termini qua, e quindi abbiamo che Q1 è uguale a 1763,8 più 104,4 più 381,6. Il risultato totale è 2249,8 var. A questo punto possiamo ricavare la S1 col teorema di Pitagora. S1 è uguale a radice quadrata di P1 al quadrato più Q1 al quadrato. Abbiamo entrambi questi valori, possiamo andare a sostituire e quindi qua abbiamo P1 che era 2180,3 elevato al quadrato, più Q1 che è 2249,8, anch'esso elevato al quadrato. Bene, facendo questo calcolo otteniamo che S1 è uguale a 3132,9 e questi sono voltampere, non var, ma solo voltampere. Bene, la I1 a questo punto che è uguale a S1 fratto V1 e quindi 3132,9 fratto V1 che è 220 e il risultato che otteniamo è I1 uguale a 14,6
24 ampere. Bene, abbiamo trovato tutto quanto era stato richiesto. Era stato richiesto il rendimento e la corrente primaria nelle condizioni di carico suddette. Bene, a questo punto non mi resta che salutarvi, non prima di avervi detto che se qualcuno fosse interessato a delle ripetizioni di elettrotecnica tramite Skype, il mio indirizzo mail è franco.cappello1@gmail.com. Bene, è davvero tutto, arrivederci al prossimo video.